ad affrontare il Gran Premio della Montagna in seconda categoria, che è posto a 813 metri di altitudine. Dopo tutta una serie di su e giù, lo vedete anche bene in grafica in questo momento, vedete Roccia. E qui vediamo invece, anziché Roccia, la maglia che da Saroccia è quella di Simon Clark, l'australiano protagonista l'anno scorso del gesto generoso meno apprezzato della storia dello sport, con la ruota a riciporte mandato a casa. Ed ecco la grafica che praticamente ci fa vedere i corridori che sono in questo momento in testa alla corsa, in chiaro ordine cronologico dei numeri. Van Zyl, oltretutto un altro corridore che ha fatto vedere, ecco Moric, questo ce l'ha insegnato al campionato del mondo di Firenze, e quando lo vidi per la prima volta dissi: ma questo qua è suonato come le campane. E poi invece ha preso campo in questo gruppo ad inizio di giornata, e poi si sono rialzati per andare a dar mano alla... Amiche ed amici, bentornati. Ricomincia la salita, ricomincia a vedersi De Nipl nelle prime posizioni, perché davvero mossa di grande intelligenza. Riccardo, io inizialmente cercavo di capire, tu avevi capito, eri già andato oltre, ma tu hai fatto il corridore e il direttore sportivo, io al massimo ho fatto il tuo schiavo, quindi è normale che impari tutti i giorni. De Nipl giustamente ha risparmiato energie stando in gruppo, adesso è lì, però non è d'accordo Moreno Moser con Dombrowski, perché Moreno Moser ora si mette davanti a intensificare un po' l'andatura. Questo è il gruppo di testa, il vantaggio di questi corridori di 2 minuti e mezzo sul gruppo maglia rosa. Inizia la salita verso il secondo GPM di prima categoria, località, c'è stato anche un film tristemente noto per eventi della seconda guerra mondiale, la cima Porzus, dove si scollinerà fra circa 5 km Riccardo. Venter si stacca mentre Moser attacca da lontano, perché giustamente fa bene secondo me Moreno a partire da lontano, perché c'è questa salita, appunto la salita di cima di Porzus, che ha premia come prima categoria questo Gran Premio della Montagna, arriveranno a 910 metri, la discesa piuttosto insidiosa, e poi arrivano a valle e praticamente risaliranno subito con una salita interessante di seconda categoria. Siamo nel finale di corsa, lui non è nuovo a fare delle imprese, Moreno Moser l'attacco, si era fatto la barba stamattina per qualcosa, probabilmente questo era il suo obiettivo. Non è mai un caso quando un corridore che ha un'abitudine improvvisamente... Però vengono da dietro, attenzione, perché cambia. Potrebbe essere... vedo Giovanni, mi sembra... No, Agnele, vediamo un po', perché ce ne sono stati tanti a ruota. Mi guarda, bravo proprio... Dombrowski che va in difesa, Nieve, c'è anche Montaguti. Montaguti, sì, ora si scatenano sicuramente su questa salita. Battaglia da subito, da dietro la Etics Quickstep viene rilevata da un uomo di Vincenzo Nibali che in questo momento non è particolarmente a fuoco. Dobbiamo vedere se potrebbe essere anche un corridore che era davanti, però Vincenzo... Forse Michele Scarponi invece, Vincenzo, che sta mettendosi a fare l'andatura sostenuta. Vincenzo con Valverde a ruota e Spalloni, Kreuzwijk subito dietro, menano. Questo è un bel segnale di Vincenzo Nibali, perché anziché attendere c'è Kreuzwijk a ruota di Nibali, e subito Vincenzo ha portato Michele Scarponi a fare il grande lavoro, e dietro c'è Fulsang. Valverde non si allontana, lì c'è Zaccarin. Riccardo, una domanda al volo, perché poi ci sarà quasi impossibile. Andrea dice: Zaccarin potrà recuperare terreno, come lo vedi dopo l'inesperienza e l'esperienza negativa della cronometro? Pedala molto forte Zaccarin, è ancora lì e c'è una cronometro, perché lui a cronometro va molto forte anche in salita, quindi potrebbe recuperare sì terreno, però deve prima fare i conti anche con gli altri, perché qua ragazzi si mena. Scarponi alla grande, un tifoso che fa bene, corre a fianco ai corridori, non li tocca e va bene. Tanto Nieve con accelera Nieve con Dombrowski, con Giovanni Visconti subito dietro, e Nao, poi c'è anche Damiano Cunego un pochino più dietro, si è sfaldato il gruppo davanti, numeroso gruppo che ha caratterizzato tutta questa tappa, ma ora basta Etics Quickstep, basta scherzare, e Vincenzo Nibali ha preso la situazione in mano in questo momento, con Michele Scarponi a fare l'andatura, ma ora c'è anche Kangert si è unito a Michele Scarponi. Michele Scarponi è stato il primo ad accelerare, Vincenzo non ha atteso. Riccardo, inizio salita, subito andatura sostenuta, come si dice, per provare la febbre agli avversari. Sì, ma stava bene, si vedeva prima il passaggio da Cividale, era
bellissimo, bello come il sole. Intanto Michel Nieve ha vinto nel 2011 la tappa al Giro, non ha nulla a cui pensare tranne che andare a vincere, perché ovviamente la loro classifica non c'è più, e prova a staccarsi, scrollarsi di collo Dombrowski, che non è sicuramente conveniente da portarsi dietro. Intanto un po' in difficoltà Damiano Cunego con Moser, che cerca di tenere anche il gruppettino. La Nieve viene su da par c'era suo, anche mi sembrava Kolobnev della Gazprom che stava tenendo su quel gruppettino tirato da Giovanni Visconti. E now Michel Nieve, vincitore della tappa più dura del Giro 2011, si arrivava a Gardeccia in Valle di Fassa, vinse la tappa battendo Stefano Garzelli. Quel giorno arrivò terzo Michele Scarponi, in effetti quarto c'era Contador, poi sono stati riscritti un po' di... e fu sesto Vincenzo Nibali in quella tappa. Michel Nieve e Joe Dombrowski, vincitore del Giro d'Italia Under 23 americano, che ha avuto tanti problemi di infortuni, ha vinto poi il Giro dello Utah mostrando di essersi ripreso, è un corridore dalle grandi potenzialità, giovane, statunitense, molto forte. Cima Porzus è una salita di 8 km, 750 metri, con una pendenza media dopo il primo chilometro e mezzo dell'8,9, quasi il 9%, una salita piuttosto impegnativa con delle pendenze all'11-12%, e c'è un tratto di strada della salita negli ultimi 3 chilometri anche al 16%, quindi una salita tosta, una salita bella dura, e subito dopo ci sarà una discesa piuttosto non pericolosa, diciamo insidiosa, molto tecnica, dove i corridori dovranno fare molta attenzione. L'abbiamo vista anche nella ricognizione di Juan Antonio Fleccia, e intanto Giovanni Visconti cerca di tenere un passo regolare. La corsa è ancora molto lunga, non vuol dire niente l'attacco di Nieve con Dombrowski, possono essere raggiunti ancora, e soprattutto da dietro bisognerà vedere quello che faranno i protagonisti della classifica, delle alte posizioni in classifica generale. Avevamo visto Nibali, e lo rivediamo ancora, forzare con i suoi, con Valverde subito a ruota del siciliano, con Kreuzvik, e poi c'era anche più dietro Zakarin e Sorriso Chavez, lì nelle prime posizioni. Anche Uran è risalito, lo vedete con la maglia verde della Cannondale, e anche Formolo accanto a lui con la maglia bianca. E infatti c'è un amico che ci sta chiedendo, ma lo vediamo praticamente Carmine, oggi Formolo potrà fare qualcosa, è lì con i migliori, quindi c'è la possibilità. Poi Riccardo, vogliamo applaudire Moric, perché quando è giusto evidenziare l'inesperienza è giusto che lo si faccia, ma oggi Moric sta dimostrando di fare il lavoro per la squadra ottimo, sia per le volate di Modolo sia oggi. Sì, sì, Moric è stato ripreso naturalmente dal gruppo Maglia Rosa. Un grande lavoro. Intanto il gruppo di Maglia Rosa si sta riducendo di corridori. Vediamo che Clark. Simon Clark saluta anche lui, ha fatto un grande lavoro per mantenere davanti Dombrowski, che ora è all'attacco insieme a Nieve. Belle queste immagini che ci ripropongono la coppia di testa su un tratto di salita piuttosto impervio, con Giovanni Visconti che tira un gruppettino di 5-6 corridori praticamente si sono frastagliati, si sono staccati dal resto del gruppo che ha fatto praticamente tutta la corsa oggi. 34 chilometri alla conclusione con Michel Nieve, che è sempre stato a ruota praticamente in fuga, e mentre poi... Dombrowski in questo momento non dà cambi. Secondo te, Riccardo, a parte che Nieve in salita è difficile che ti dà un cambio, però secondo te Dombrowski lo fa perché comunque c'è Moser che vuole vincere questa tappa, o semplicemente fino a quando si può? Eccolo il mister. Beh, siamo in Friuli, tua Reia. Mister si gode. Reia è da tanti anni che viene a visitare il Giro d'Italia. Quando il Giro d'Italia va in Friuli Venezia Giulia, beh, Reia sta lui in macchina, io scommetto che Guidolin però è bicicletta. Beh, Guidolin non andrebbe mai in auto in una salita del Giro d'Italia, per rispetto credo allo sforzo. Credo, comunque. Enao si sta staccando, strano. I corridori del Team Sky hanno preso un po' una batosta con ritiro di Landa. Sembrava prima del Giro d'Italia chi riuscirà a opporsi a Landa. Ovviamente l'anno scorso grandi, ma se arrivi al giro correndo poco, neanche se sei Landa. No, lui ha corso poco, e poi fra altre cose credo che fosse andato in condizioni troppo violentemente. Intanto il gruppo tirato dagli uomini della Astana si sta riducendo sempre di più. Brambilla sta facendo una gran fatica, sta facendo fatica anche Dupont, che lui in salita praticamente dovrebbe andare anche abbastanza bene. Si stacca Visconti dagli altri, vediamo che sta andando a prendere
Dombrowski e Michael Nieve. Niente di importante quindi dopo la caduta, mi sembra che stia pedalando veramente molto bene Giovanni e soprattutto Visconti. Vuole andare ad anticipare Cunico, che sembra un po' meno a proprio agio sul GPM di prima categoria, che dà ben 35 punti. Vengono ripresi via via tutti i corridori che componevano il gruppo di testa. Van Zyl ripreso in questo momento, raggiunto da Kangert, che fa una buona andatura con Scarponi, Kangert, Scarponi, Nibali e Fulsang. Queste sono le prime posizioni della maglia, del gruppo maglia rosa. E questo invece è il basco Michael Nieve, vincitore a Gardeccia, a Rifugio Gardeccia nel 2011, una tappa da grande scalatore. Michael Nieve è uno dei tantissimi corridori che ha portato al ciclismo l'Euskaltel-Euskadi, la squadra basca che ormai ha chiuso ma per noi rimane, fino a quando corrono in Nieve, gli Igor Anton e tanti corridori importanti che fanno la felicità di molte squadre. Ricordiamo la squadra che le ha lanciate, la squadra basca. Intanto Giovanni Visconti ha visto che Cunego non era al meglio, ma Cunego da dietro strapolando. Riccardo, io non vedevo un Damiano Cunego così determinato e così volontaroso da anni, è un piacere. Sì, però è un piacere anche vedere Giovanni Visconti che ha praticamente recuperato dalla caduta, e poi sai, quando sei a caldo vai, e Visconti sta cercando di riprendere giustamente con un passo regolare. Questa è una salita dura, vediamo un po' davanti a Nibali, ai tuoi uomini che stanno lavorando, Kangert e Scarponi, poi c'è Fulsang, poi c'era Nibali con Valverde subito lì, poi c'era anche Chavez. Intanto Nieve se ne va da Dombrowski che cerca di creargli resistenza. Nieve secondo me in salita va più forte del corridore. Sai, Dombrowski è 1,86, è il classico passista scalatore che può ambire anche le classifiche generali perché va forte anche a cronometro. Vincitore del Giro dello Utah l'anno scorso, mostrando che aveva superato i problemi. Nel 2012 Giro d'Italia Under 23, conquistato proprio dal corridore americano, nato il 12 maggio 1991, pertanto 25 anni compiuti, ma gareggia per la classifica dei giovani. 12 maggio vuol dire che una settimana fa ha compiuto 25 anni. Gruppo della maglia rosa che resiste, fra le altre cose Jungels ha fatto lavorare tanto i suoi. Intanto a 3 km dalla Gran Premio della Montagna Nieve se ne va con un passo diverso rispetto all'americano della Cannondale, sta andando via e sta spingendo in questo momento, facendo un forcing il corridore basco del Team Sky. E qui siamo su Cunego con il corridore della Gazprom, lo pronuncio sempre male questo nome, Foliforov, che era scattato. Davide Cassani in questi giorni insomma sta facendo delle puntate un po' sull'ammiraglia di uno, un po' sull'ammiraglia dell'altro. L'altro giorno era con Roberto Reverberi quando hanno contravvenuto al regolamento andando a seguire il corridore vincitore Giulio Ciccone. C'era anche Cassani in auto, ovviamente sta un po' su una miraglia, un po' sull'altra. Il CT ovviamente amico poi di tutti i direttori sportivi. Grande lavoro di Tanel Kangert, estone, che però praticamente vive in Italia, con Michele Scarponi che è stato il primo a mettere il gruppo in fila indiana. Fulsang in quarta posizione, Valverde incollato a Nibali. Se vi chiedete perché non ci siano molti Movistar, perché i Movistar molti sono all'attacco nel gruppo davanti, quindi non è un fattore negativo il fatto di non vederlo. Andrei Amador e Alejandro Valverde sono i due corridori vicini a Nibali. Amador è un po' indietro, dietro addirittura anche Ejedal, troppo, subito dietro te. Sì, subito dietro a Ejedal c'è anche ora è Malacarne che tira il gruppo. Lo vediamo qua in questo momento, vediamo anche Pozzovivo che è dietro qua, qualche problema in questo Nicolas Roche, per Roche che gli era forse saltato un po' un rapporto, stava faticando. Qua siamo su un tratto di strada con pendenze molto dure e qua Nieve sta viaggiando alla grande, viaggia da scalatore puro, vedete, questo è lo scalatore puro sui pedali con la classica andatura. Adesso io non lo dico quasi per rispetto quel termine, ecco, dillo tu, perché ci sono termini che vanno affrontati con molto rispetto. Non puoi arrivare all'ultimo momento e dire andansers, ecco. E beh, ma non sei mica arrivato all'ultimo momento. Nel ciclismo 15 anni sono l'ultimo momento, secondo me, quindi ci vuole molto rispetto anche nell'uso di certi termini. 32 i chilometri alla conclusione per Michael Nieve, scalatore basco del Team Sky. 2:08 il suo vantaggio sul gruppo maglia rosa, tirato da un ottimo adesso Davide Malacarne, che si è unito a Kangert e a Fulsang nel fare il lavoro per Vincenzo Nibali. E questo invece è Giovanni Visconti, un Visconti che ha già vinto la maglia del miglior scalatore, che proprio al Giro d'Italia uscì da un periodo
negativo della sua vita e della sua carriera, vincendo due grandi tappe, una delle quali in alta montagna e sotto la neve. E da oggi Giovanni Visconti entra nella partita della maglia azzurra, ma non credo che gli basti, perché Giovanni è un combattente, è un ambizioso, naturalmente dovrà dedicarsi a Valverde. Oggi probabilmente può giocarsi le chance, quantomeno per la classifica del Gran Premio della Montagna. Sì, la corsa è ancora molto lunga, c'è una discesa insidiosa da affrontare e poi un'altra salita prima ancora di un'altra discesa che poi porta i corridori a Cividale, quindi la corsa può avere ancora molti risvolti. Giovanni Visconti sta pedalando molto bene, vediamo qua Cunego con Foliforov, mi sembra proprio lui, e qui vediamo che Giovanni sta per andare a rilevare Dombrovskis. Qui siamo su un punto veramente molto molto duro, vedete anche il ciondolare delle spalle del corridore siciliano che abita ormai da anni in Toscana, San Baronto, protettore dei ciclisti, lo ricordiamo sempre questo. Ancora 2 chilometri di fatica prima di affrontare una lunga discesa, una discesa piuttosto impegnativa, e quindi quando arrivi a fare tanta fatica bisogna avere anche la lucidità di affrontare le discese, e questo è molto molto importante. Allora Riccardo, uno degli attaccanti tattici della Astana, Malakarnek, con Zaitsev davanti, lo abbiamo visto in testa al gruppo, quindi si è rialzato. Andrei Zaitsev attende ancora un po' le tattiche, cominciano a lavorare. Per il momento Betancourt, Rojas e Sutterlin non lo hanno ancora fatto. Sono ancora lì, però sono a metà, perché comunque si sono frastagliati, probabilmente tra poco li troveremo anche. Beh, poi c'è anche Visconti. Ho visto Betancourt, quindi una centinaia, forse una decina di secondi, 15 secondi, ma nemmeno, 10 secondi dovrebbero essere ripresi anche, e quindi affiancheranno Valverde. Bisognerà vedere, perché Valverde i suoi l'aveva messi là probabilmente per fare anche un attacco, sai, la corsa si sviluppa. Ora vediamo, perché Valverde è uno che gli piace fare la discesa davanti, però anche lo squallo gli piace fare. E lo vedo lì sgambettare a ruota di Michele Scarponi, Vincenzo Nibali pronto quasi a lanciarsi in picchiata. Ricordiamo che la discesa, a giudizio di molti se non di tutti, potrebbe oggi fare più danni della salita, ma per fare una buona discesa deve essere primo in salita, quindi le due cose bisogna attaccare, bisogna avere i corridori, poi i compagni che ti facciano fare la salita finale con un ottimo ritmo. Forza De Marchi, la Bugliese è con te, c'è scritto su quella mega bicicletta. Ovviamente Alessandro De Marchi è corridore friulano, oggi Friuli. Michel Nieve invece, corridore che ha vinto il tappone del Giro 2011, scalatore basco, e questo è Joe Dombrovskis che cerca di non perdere terreno adesso, che sta per essere raggiunto proprio da Giovanni Visconti a caccia dei punti, e chissà, poi vedremo. L'appetito viene mangiando, 35 punti è il primo che transiterà al prima categoria, poi naturalmente si va a scalare con 18, 12, 9 e via per i primi 8. Urana anche Cardoso, che vediamo ciondolare in fondo a questo primo gruppo con Ejedal che sta rimontando, però sono rimasti veramente pochi. Come vedi Jungels in coda a questo gruppetto, Riccardo? La maglia rosa. Bene, lo vedo tranquillo comunque in ogni caso, perché questa è un'andatura che ha fatto veramente grande selezione. Abbiamo visto della Katiuscia, c'è sempre Zakarin con Tarame. Mi sembra che sia stato ripreso Ulissi, ho visto una maglia, credo almeno fosse lui, una maglia Lampre Merida, a meno che non fosse Koshovoi. Intanto vedete Michel Nieve da scalatore puro, questo invece è Joe Dombrovskis. Beh, Dombrovskis è un bel corridore, e adesso non tenere le ruote di Nieve non vuol dire molto, che Nieve no, è Nieve uno dei è più uno scalatore. Nieve è uno scalatore, poi sa un motivo ancora maggiore in più, una spinta per la squadra. Intanto ripreso Rojas in questo momento, ho detto che stavano per riprendere un po' tutti, ora si volterà verso il suo capitano e chiederà che cosa ha bisogno. Intanto Riccardo, grazie ad Adriano che da friulano ci aiuta, perché gli accenti friulani sono difficili. Nimis, Attimis e Faedis sono tre paesetti, Ramandolo e Refosco. Beh, Refosco lo sappiamo, ogni tanto un goccetto. Noi avevamo detto Attimis. Probabilmente, io sì, senz'altro. Grazie amici, perché ho premesso che il friulano è lingua particolarmente ostica se non si conoscono i termini. L'importante è non sbagliare Porzus. No, Porzus lo sappiamo dall'inizio, c'è stato un film, è una località insomma storica, non tutte le località però a memoria ricordiamo l'accento. Un po' di ripetitori, che se non ci fossero sarebbe un mondo migliore. E Michele Scarponi in questo momento lo vedete a fare una grande... Beh, Scarponi, diciamo che Malacarne ha dato un po' una mano, Kangert
ha dato una mano per quanto se l'ha fatta. Scarponi, come al solito, è quello che deve fare il grosso del lavoro sporco per Vincenzo Nibali. Mi sembra di aver contato una quindicina di corridori, sono pochi, perché in effetti è una selezione notevole. Intanto De Marchi in questo terzo riquadratino che potrebbe essere raggiunto, ecco, infatti sta per essere raggiunto Alessandro De Marchi dal gruppo della maglia rosa. Ha provato, ma è una tappa dura, soprattutto una tappa dura dove ci sono molti giochi e non è il De Marchi migliore. Il rosso di Buia non è, c'ha la testa ma non la gamba, perché in una tappa di questo genere doveva stare con Nieve, fosse certo. Stato il De Marchi che conosciamo noi, probabilmente un po' di un calo, anche un po' di condizione, non ha trovato bene subito la condizione fisica ottimale, quindi di conseguenza invece Nieve è il Nieve dei giorni migliori, quello della vittoria di tappa al giro, perché sta andando su veramente leggero, fluido, con una buona frequenza di pedalata Michele Nieve. Però attenzione, vediamo, perché Nieve si volta indietro, controlla la situazione. No, ma non ha tanto, la tappa è ancora lunga, e non ha tanto. Non ha tanto di vantaggio nei confronti di Dombrowski e di Giovanni Visconti. Sono un po' tutti lì, sai, è chiaro che le moto non è che possono essere, non ci possono essere 20 moto, e qui è una situazione da 20, da 20 moto, sono frastagliati dappertutto. Guarda, secondo me a occhio non credo che abbia più di 15 secondi, forse sì, 15 secondi potrebbero avere Nieve nei confronti di Dombrowski e di Visconti. Vediamo ora, io faccio scattare il cronometro sperando che magari possiamo vedere il passaggio quando mancano 30 km alla conclusione. Bella tappa movimentata fin dalle prime battute, quando una fuga di oltre 30 corridori ha caratterizzato questa frazione. Intanto Boaro si lascia riprendere, viene ripreso quantomeno dal gruppo Magliarosa, che è un gruppetto Magliarosa, perché è estremamente sfoltito grazie al lavoro degli Astana e di Michele Scarponi. E questo è il pubblico del ciclismo. Sono rimasti una quindicina di corridori nel gruppo della Magliarosa, piano piano si sono anche frastagliati davanti, erano tanti i corridori. Allora, vediamo al passaggio, probabilmente a 30 km dall'arrivo non è interessante, è più interessante probabilmente il passaggio al Gran Premio della Montagna. Dovrebbero comunque far partire il cronometro anche in grafica. Ormai siamo in vetta per Michel Nieve, scalatore basco, rilancia la bicicletta, lui che l'ha fatto tante volte, ma anche per conto suo, quindi potrebbe andare a puntare alla tappa, ma non credo che siano molti i secondi che dividono questa coppia dalla testa della corsa, e quindi la discesa sarà fondamentale. Intanto i 35 punti per Nieve, 18 punti io credo che andrà a prendersi Visconti, perché non credo che Dombrowski stia a sprecare energia a fare lo sprint, quindi Giovanni Visconti, ecco, lo vediamo in questo momento, conquista 18 punti, ora l'inseguimento di Nieve in discesa. 27 secondi, esatto, 27 secondi il ritardo anche in grafica. Io sai, ogni tanto quando però scatta il cronometro in grafica in basso è difficile che si sbagliano. Intanto non so se Denifl farà punti, sta di fatto che Visconti lo scavalca con questo passaggio. Se Denifl non farà almeno due punti, secondo a 52 punti, Cunego rimane a 76, chissà se poi prenderà qualche punto residuo, perché adesso è il momento di vedere invece le lotte per i quartieri altissimi con Michele Scarponi, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Alejandro Valverde e tutti i migliori uomini di classifica in questo gruppetto, compreso, lo vedete, il dorsale 41 di Rigoberto Urán, che ha Dombrowski là davanti con Visconti e poco più dietro Moreno Moser. E questo è sempre Michele Scarponi, forte l'andatura del marchigiano che ha scremato di molto il gruppo. Urán non è una bella posizione quella del colombiano in coda a questo gruppo, se è un uomo di classifica, vedi, Amador aveva fatto pensare subito male, però è andato subito immediatamente quando ormai siamo quasi allo scollinamento anche per il gruppo della maglia rosa, è andato davanti. Non è una bella posizione quella di Urán, può darsi anche che sia così temporanea, occasionale. Ce l'auguriamo, perché noi non vogliamo vedere nessuno in crisi fino proprio al momento in cui quando ci devono essere, fin quando c'è bagarre, bene, poi quando parte l'angelo della montagna, bene, allora tutti ci inchineremo. Michele Scarponi, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Alejandro Valverde, Andrei Amador, Esteban Chaves, Steven Kruijswijk in questo gruppo, poi Rafa Maika, la maglia rosa, Junges, Davide Formolo che oggi è in maglia bianca, Illu Zakarin, Domenico Pozzovivo, Raider Ejedal,
me ne mancavano 4-5, poi ha cambiato l'inquadratura. C'era Cardoso, Uran. C'è Cardoso e Uran, forse, in forse coda. Cardoso non c'è più. C'è Boaro. Uran e Boaro. Uran e Boaro, non c'è più Cardoso, eccolo qua. Il passaggio 3, adesso 6. Al campionato della montagna, 2:25 in ritardo di questo gruppo dalla testa della corsa, che è sempre Michel Nieve, ora in discesa con Visconti e Dombrowski, che sono i primi inseguitori. Hai visto, Chavez è andato subito là davanti, ha fatto uno scattettino e è andato immediatamente a, si è portato in testa al gruppetto. Qui naturalmente si parla dell'eccidio, come si chiama, del Porzus, dove ci fu l'esecuzione di partigiani della brigata Osopo. Insomma, qui chiaramente cambiamo tono, la storia è lì da andare a leggere, e questo chiaramente sono località dove tante vite umane, insomma, sono andate per difendere i propri ideali. Insomma, con sommo rispetto vi lasciamo vedere queste immagini. Ed ecco qua Michel Nieve adesso in discesa. Nieve sicuramente non ha mai avuto grandi problemi, Riccardo, in discesa, anzi è un corridore che ha costruito anche in discesa i propri vantaggi. L'ex Euskaltel Euskadi, prodotto del ciclismo basco in generale, vedete il suo vantaggio è di 27 secondi sul duo Dombrowski-Visconti, 54 secondi sulla restante parte della fuga. Dovrebbe di esserci il gruppetto di Ulissi a 54 secondi. Sì, dove c'è ancora Damiano Cunego, credo, e vari corridori. Dovrebbe esserci ancora Zaitz della Stana. Zaitz credo che rimarrà lì ancora per poco, perché poi dopo dovrà lavorare. Ecco, attenzione. Attenzione, perché è partito Amador ancora una volta. Ma Amador! Amador! Vogliono stanare. Amador è l'esca. Amador, tra parentesi, l'esca per il cacciatore di squali Alejandro Valverde. Questo è il disegno tattico che sembra. Valverde con Quintana non poteva farlo, perché Quintana non lo puoi utilizzare per te. E sta di fatto che Quintana Valverde rende meno che Amador Valverde, perché Amador sembra più allineato ai desideri dell'Embatido. Questa è una mia idea. No, è un'idea che mi piace molto. Mi affascina. Quintana dice: io sono Quintana, non posso farti l'esca. Mi affascina questa cosa. Sì, in effetti è vero. No, è un'analisi perfetta, Salvo. Pesca d'altura allo squalo con Amador come esca. Mi piace, sì. Me lo vedo Valverde con la... Sulla sedia da combattimento. Con la canna da pesca in carbonio, con il mulinello sulle barche dietro, sì, legato con le cinture alla sedia, lancia Amador sperando che lo squalo lo vada ad azzannare. Ma infatti lo squalo si è andato subito, non l'ha azzannato, però si è messo subito dietro stavolta. Sai, un conto è in salita, un conto è in discesa. Mi costa credo. Meno problemi starti a ruota, comunque Amador è uno che picchia davvero, perché ma l'ha già fatto questa tattica in questo Giro d'Italia, la Movistar l'ha già fatta più volte, perché se ricordi, quando pioveva il giorno di Roccaraso, ci fu Rocas che fece una discesa così impressionante alla così e poi sempre hanno attaccato in discesa. Probabilmente, sai che c'è, credo che sia anche un tono irriverente e di, nel senso di, caro squalo, te che dici che vai forte in discesa, non discutiamo in salita, fammi vedere un po' come sai andare. Ora qui, Vincenzo gli fa vedere qui, che sa andare molto bene, qui, e che gli si porta a ruota qui, caro Salvo. Ora dovrebbe fare, vedi, c'era Scarponi che rallentava Valverde, che Valverde ha capito immediatamente che lo stavano mettendo nel mezzo, è partito e è andato alla caccia di Nibali e Amador. Quindi proprio la tua analisi è stata perfetta, caro Salvo. Sai, sembra un duello fra Nibali e Valverde, e i due padrini sono Scarponi e Amador. Ora però Nibali non deve cadere in queste tentazioni, sì, perché lui, vedi, ora avrebbe voglia di attaccare, ha detto vabbè, volete la guerra in discesa? E ve la faccio io la guerra in discesa, però deve fare attenzione, perché poi dopo c'è ancora la salita e attacca ancora Amador. Parola di Andrea Amador. Sì, è solo lì Amador, Nibali, Valverde e Scarponi, con un po' di corridori, tra i quali vedete Ryder Esedal che chiude questo gruppetto. È una situazione molto interessante, perché domani la tappa è molto dura, ma oggi
già importante per dare delle stoccate, dei segnali. Domani insomma si arriva a Corvara, stiamo parlando di una tappa in altura, ma già oggi ce n'è abbastanza per vedere dello spettacolo, e già in parte ne abbiamo visto. Le strade bellissime, strette delle Alpi italiane, friulane, in questo caso a fare da cornice al Giro d'Italia numero 99, una corsa decisamente dove ci sono corridori da tutte le parti, come si suol dire, perché a 23.800 dall'arrivo c'è Michel Nieve, che sta vedendo ridursi il suo vantaggio nei confronti di Visconti e Dombrowski, tant'è che il secondo gruppo inseguitore attualmente ha 30 secondi da Nieve, 2.30 per il gruppo Magliarosa. Se tu hai fatto accenno così, l'hai passata così tranquilla la tappa di domani, però domani è... No, ho detto domani si va in quota ed è tappa dura, quindi domani è il domani, tappone dei tre. Domani è c'è una il tappa... Giau, ci sono luoghi storici. Pordoi, meraviglia, Valparola. Cioè, basta con la pelle d'oca, se ne dici ancora mi viene la pelle d'oca. Beh, insomma, quello, cioè, quello più corto è il Zella, che è duro, assaettato, che io tutte le volte ci piangevo sul passo Zella, quindi... figurati, 2244 metri. Domani fanno almeno 4 Gran Premio montagna oltre i 2000 metri, quindi te lo dico. Ma infatti questa è la differenza, oggi non si superano i 1000 metri, quindi 4 GPM tosti per farti fare fatica, e domani il colpo di grazia della montagna in altura. Sì. Beh, insomma, intanto finiamo questa che è lungi è ancora molto molto bella. Qui mi sembra Ulissi adesso in qualche modo che si trova a metà del guado tra il leader. No, sta per essere ripreso, mi sa, in questo momento da Scarponi, da Nibali. Ma non credo, era Ulissi, non mi sembrava Ulissi, sai, perché dalla postura potrebbe anche essere, vediamo perché. Intanto 22 alla conclusione per Michel Nieve, 22 alla conclusione vuol dire che siamo prossimi. Ah, a proposito, come avrete visto dall'altimetria, finita la discesa, non c'è neanche un metro di pianura, parte la salita per valle. Sì, sì, come è avvenuto in precedenza, non c'è pianura, ecco perché Nieve ha fatto bene a attaccare, perché comunque finita la discesa c'è subito un'altra salita, quindi darà tutto lì e poi dopo discesa e arrivo. Quindi non è che ci sono dei tratti come Denifle aveva appunto scansato in precedenza, non c'è pianura in mezzo e quindi ha fatto bene Nieve a partire. Io non credo che fosse Ulissi, sai, salvo perché no, la mia era un'ipotesi. Fosse stato Ulissi sarebbe in discesa, sarebbe rimasto lì nelle prime posizioni, scivolato in coda. Forse Koscheboi, erano i compagni di secondo Ulissi che c'erano là davanti, Moric era già stato ripreso. Secondo me era Koscheboi, però non sono sicuro, vediamo, perché si è già staccato, non... cioè, Ulissi è ancora avanti, credo, vediamo, eccolo lì. No, è proprio... Adesso sta rallentando molto Gentile per farsi inquadrare meglio, vedi che ti vuole bene. Allora è Ulissi, sì, è Ulissi. Se si comporta così è Ulissi, si aspetta di farsi vedere da te. Era la gambina, sì. Intanto vedete Michel Nieve, 21 km alla conclusione, tra poco si arriverà ai 201 Montaguti. Metri sul livello del mare di Canali di Grivò e poi si risale. Montaguti rientra su Visconti e su Dombrowski. Bravo. Molto bene, Montaguti, la tappa di qualche giorno fa fu protagonista assoluto, poi non riuscì a imporsi proprio perché trovò un Diego Ulissi davvero anche in quel caso in giornata di grazia, un Matteo Montaguti che però io credo che meriterebbe assolutamente a gran debito l'etappa, che sia giro o che sia tour non è così importante, visto che proprio 2 anni fa, grazie anche a Matteo Montaguti, la Centosella Mondiale vinse la classifica a squadre, la Tour de France, che così importante è, secondo Montaguti ad Arezzo. E qui vedete il trittico Matteo Montaguti, Giovanni Visconti e Joe Dombrowski, i primi inseguitori del leader Michel Nieve. E Montaguti ha preso i due e è andato via, li ha volati, perché in effetti quella discesa che stava facendo Giovanni insieme a Dombrowski, sai, Giovanni è un po' condizionato secondo me anche dalla caduta che ha fatto precedentemente al traguardo della montagna, perché insomma quando cadi e picchi una botta, oltretutto c'era ancora il ghiaccio sotto e evidentemente può darsi che abbia anche risentito un po' di questo fatto e di conseguenza stava facendo un'andatura non tesa a andare a riprendere Nieve, che lo vedete sta spingendo e sta guadagnando in effetti sui primi inseguitori. Qua è segnalato un tornante, dovremmo essere quasi in fondo alla discesa e quindi
quasi all'inizio della salita. Anche perché i due punti coincidono. Finisce la discesa, si riparte, ripeto, dai 201 metri sul livello del mare di Canale di Grivò, si va ai 682 di Valle, ultimo GPM di giornata, poi la discesa fino a Campeglio, vale a dire 7,3 km all'arrivo, e poi tutta pianura fino al traguardo di Cividale. Intanto Montaguti mostra di avere delle peculiarità in discesa notevoli, perché sta distanziando anche Giovanni Visconti, che non è sicuramente l'ultimo arrivato, e Gio Dombrowski. Sì, no, ma l'ho detto prima, cioè Giovanni probabilmente non ha voluto rischiare in questa discesa, probabilmente c'è sempre Valverde dietro, sì, anche quello, ma poi condizionati anche dal fatto che sai, tutti si parla da ieri che se ne parla di questa discesa brutta, difficile, insidiosa, e quindi sai, uno ci pensa un po' anche col cervello. Se uno c'ha il cervello, non è che cioè, lo adopera, non che quegli altri che facciano dei rischi siano scemi, però sai, qualcuno magari rischia anche più del dovuto, per poi magari niente. Intanto vediamo che si sta avvicinando, sembrava Zaitz ancora dell'Astana. Zaitz che era andato in fuga insieme insieme proprio a Davide Malacarne, che invece si è rialzato e ha dato quello che gli era rimasto in quanto a forza. Intanto vedete, questa è l'altimetria con relativa posizione della testa della corsa, vedete, finisce la discesa, riprende, ricomincia la salita. Sì, hanno cominciato subito la salita, l'ultima salita di Valle, i corridori che sono in testa. Ora staremo a vedere un po' come si comporteranno i corridori di classifica, se aspetteranno, se non interessa. In questo momento scongiurato il pericolo per Jungels di perdere la maglia, di perdere la maglia da Ulissi, esatto. Ma sai, il problema rimane anche gli altri corridori. Questi corridori che stanno approcciando la salita hanno 1:25 di distacco da Dombrowski e Visconti e Montaguti, mentre Nieve sta approfittando, appunto, anche si può fare, probabilmente gli hanno dato il permesso, sono 20 km alla conclusione dove si chiude il bar, però in questo momento credo che la giuria abbia permesso all'ammiraglia di rifornire di una borraccia d'acqua a Nieve, in quanto né in discesa poteva essere rifornito e non c'era grande spazio, quindi in questo caso c'è un'autorizzazione da parte della giuria a rifornire il corridore. Eccolo qua, il quadro generale. In alto a sinistra il leader della corsa, Michael Nieve, in alto a destra i primi seguitori, con un Montaguti molto determinato insieme a Gio Dombrowski e a Giovanni Visconti. In basso a sinistra parte della fuga di giornata, vedete, con i corridori che sono all'inseguimento, con Enrico Battaglillo, vedete, col dorsale 172, poi c'è Atapuma per la BMC e adesso poi credo fosse anche Moreno Moser. Questa è la testa del gruppo Magliarosa invece. Fra poco, cioè, è il gruppo Magliarosa, fra non me, la testa. Fra poco, secondo me, Aiceta gli dà la botta. Che sta lì in penultima posizione. Lui era ultimo fino a poco tempo fa, ora si è portato in quinta posizione. Lo vedete dietro Maika, che ha in Boaro ora anche un altro valido compagno di squadra, mentre Michele Scarponi si mette a fare l'andatura con Boaro a ruota, poi Fulzang, Maika, poi vedete Ejedal con la maglia bianca, poi c'è dietro Chavez, più dietro Valverde. Nibali è riuscito a farsi scavalcare da Valverde, che normalmente è stato fino ad ora sempre a ruota dello squalo dello stretto. E vediamo sempre Michele Scarponi, Manuel Boaro, Vincenzo Nibali, anzi Fulsang in questo momento è il corridore, secondo corridore del team Astana, poi c'è Rafa Maika, Ryder Ejedal dal punto che ha rimontato posizioni e via tutti gli altri. Vediamo se l'inquadratura ci consente adesso di identificare questi corridori che sono in salita verso il GPM di Valle, che è l'ultimo di giornata, 18 km alla conclusione per Michel Nieve, vuol dire che ci sono ancora 3,5 km di salita per l'inquadrato corridore basco del team Sky. Michel Nieve vincitore, lo ricordiamo,
della tappa più dura, quella di Gardeccia, del rifugio Gardeccia, del Giro d'Italia 2011. Michel Nieve, che poi è andato a conquistare tappe importanti anche negli altri grandi giri, e in questo momento prova a rendere meno amaro il bilancio del Team Sky, che naturalmente ha dovuto rinunciare a quello che il capitano ha annunciato e atteso già da quasi un anno, praticamente dal Giro d'Italia dell'anno scorso, dove fece così bene. Parliamo naturalmente di Michel Landa, omonimo di Nieve. Landa, Nieve, che ha vinto anche una tappa alla Vuelta nel 2010, è stato ottavo in classifica generale alla Vuelta l'anno scorso, quinto in classifica al Giro di Svizzera, dodicesimo al Tour de France. Nieve è un corridore che potrebbe fare il capitano in tante squadre. Nieve, credo, ho l'impressione che non possa essere più raggiunto da nessuno, perché sta pedalando alla grande e chiaramente i tifosi di Nieve possono toccare ferro e qualsiasi altra cosa, perché chiaramente, io lo dico in virtù del fatto della pedalata che sto vedendo, e effettivamente da dietro non mi sembrava che ci fosse un'intenzione di andare a prendere. E questo è il primo attacco di Chavez. Chavez è partito improvvisamente, mettendo un po' alla frusta tutti gli altri. Chavez, che quando parte fa male normalmente, qui è su una salita che non è durissima, però se ne va, fa la fagianata, mi sembra, perché si è portato sulla sinistra. Intanto qualche vittima la fa, perché ci sono diversi corridori che si staccano, e anche Jungels si stacca. Attenzione, perché Jungels ovviamente ha usato tutta la squadra per provare a tenere sotto controllo questa tappa. Adesso vedremo, Riccardo, vedremo. Prima o poi arrivava il momento in cui bisognava vedere di che pasta è fatto Bob Jungels. È la pasta che, quando ha attaccato Chavez, c'è stata un'accelerazione notevole. Intanto davanti riparte Giovanni Visconti con Dombrowski, con Montaguti che chiede l'ausilio dell'ammiraglia per prendere una borraccia d'acqua. Qua bisogna mettere a frutto tutta l'energia rimasta, anche Ejedal un po' in difficoltà con Scarponi. Mi sembra Uran l'ultimo dietro a Scarponi, che sta perdendo un po' contatto. Qui c'è stata veramente la selezione, non di tantissimo, si può fare in tempo ancora a rientrare in discesa. Però l'accelerazione di Chavez ha fatto qualcosa, ha fatto tremare un po', ha traballato un po'. Diversi corridori hanno perso contatto, ma corridori di grossa qualità. Jungels col suo passo sta rientrando, c'è ancora Manuele Boaro, vedete, ma Boaro, che è il corridore della Tinco. In quest'ultimo periodo sta andando veramente forte, va forte anche in salita. Boaro sta disputando un eccellente Giro d'Italia, ora Jungels lo raggiunge e lo supera. Giovanni Visconti prova da solo a riportarsi adesso sul leader, che è sempre Michel Nieve. Dombrowski e Montaguti, dal fisico anche simile, dalle caratteristiche simili, per il momento sono insieme alle spalle del siciliano della Movistar. Ecco qua, a sinistra Michel Nieve, a destra Giovanni Visconti. Riccardo, un confronto diretto, cosa ti lascia intuire? Mi lascia intuire che Giovanni usa un rapporto un po' più lungo rispetto a quello di Nieve. E attenzione, perché è partito Valverde con Kreuzvik subito a ruota. No, però non è una partenza alla Valverde, scusate, non è Battaglin che si era rialzato dal gruppo davanti. Esattamente, Kreuzvik che era dietro, parte Vincenzo. Era un attacco finto quello di Valverde, un attacco vero quello di Nibali. E però Battaglin come va? Battaglin che va dietro a Vincenzo, c'è stato qualcuno che ha urlato, tipo Kreuzvik ha sicuramente urlato a Battaglin, gli ho sentito chiaramente dire oh oh oh, e Battaglin si è rialzato, mentre Vincenzo è partito. Era un attacco, si vedeva lontano un chilometro, Valverde, un attacco senza neanche fare troppa fatica per provocare una qualche reazione o per verificare. Se ne è accorto Nibali, che gli ha risposto subito. Attenzione a Chavez però ora, perché questi sono attacchettini di punture di spillo, ma quelli che vanno forte in salita potrebbero partire secchi, come anche Kreuzvik, che ora ha Battaglin che sta facendo l'andatura, richiuso su Nibali. Ma Chavez è vivo. A proposito di Pozzo Vivo, Chavito, Esteban Chavez, eccolo lì che è indeciso se partire o no. Intanto Battaglin è riuscito a chiudere il primo buco di Nibali e ora si stacca. Si voltano, c'è Maika con Fulsang che pedala bene, c'è Pozzo Vivo che ha reagito benissimo, sta rientrando anche Zakarin da dietro. Chavez lo vedo pedalare molto bene, come Valverde pedala molto bene, si controllano Valverde e Nibali. Sembra il vecchio e il mare, con Valverde pescatore e Nibali squalo, e bisogna vedere chi l'avrà vinta. Bella sfida anche psicologica fra i due, c'è ancora Davide Formolo. Uran lo vedete, è rimasto in maglia staccato bianca. Però Uran è rimasto staccato con Amador. E c'è Formolo in questo gruppetto, Battaglin che ha perso terreno, vedete c'è anche Moreno Moser.
tutti i cannon della, a tirare a fare l'andatura per Uran, l'avevamo visto un po' in difficoltà anche precedentemente. Intanto mantiene un buon vantaggio Michel Nieve, 43 secondi su Giovanni Visconti, che sta spingendo un rapporto più lungo rispetto a quello di Nieve. Vediamo se si fiderà nell'ultima discesa Giovanni Visconti e su quest'ultimo tratto in salita cercare di riprendere lo spagnolo del Team Sky. Qui siamo su Montaguti e Dombrowski che sono poco distanti da Giovanni Visconti. Riccardo, tappa interessantissima per come si è messa dall'inizio, dove potrebbe succedere di tutto, come anche pochi sconvolgimenti, ma è una tappa che a prescindere dai distacchi ci ricorderemo domani quando si va in altura. Fulsang si mette a disposizione del suo capitano e dietro stanno cercando di rientrare Amador soprattutto e sta riportando Uran con lui, che è Uran, lì alla sua ruota. Moser e Formolo, ce ne sono tre della canna della ruota di Amador. E Amador, che porta Amador sta rientrando appunto sul gruppo, sulla prima parte del gruppo. Atapuma può fare anche la classifica per la BMC, ma non è in condizione. Non è neanche il miglior Atapuma che ci ricordiamo, naturalmente il colombiano del Team BMC. Tiene duro Junges, va a regolare, così deve fare, perché sa, lo aveva detto ieri, con la discesa e la pianura finale i distacchi potrebbero anche essere mitigati nel finale, bisogna stare attenti ad amministrarsi. E ovviamente bellissimo, ecco, fanno gli angeli anziché sulla neve, sull'erba. Salutiamo anche il sorriso friulano, ci sta regalando una regione oggi, una giornata bellissima, il clima aiuta, ma i friulani insomma stanno accompagnando il giro da par loro come sempre. Zach, immagino per Zakarin, che è nel gruppo dietro, subito dietro il gruppetto con Nibali, anzi si è riportato sul gruppetto Nibali, Valverde, questo è Michel Nieva, ancora una buona frequenza di pedalata. Riccardo, com'è l'azione di Nieve? Mi sembra ancora abbastanza buona, una gamba piena con Giovanni Visconti che prova a raggiungerlo, non tanto per i punti di GPM, Visconti ora vede una tappa a portata di mano. Sì, è una tappa importante quella, però la vedo, anche la da Valverde, vedo un po' però offuscata, ma no, Valverde in questo caso non c'entra, perché se voleva attaccare Valverde doveva attaccare. No, però potrebbe dietro essere utile richiamato in caso di distacco di Valverde, no. Quindi non è libero Visconti secondo me al 100%. No, salvo. È libero? È liberissimo, il problema è che non c'ha le gambe come Nieve, come sta cercando di fare un passo regolare Jungels, sarà interessante vedere quanto ha perso. Certo Amador si era staccato e poi ha visto Jungels staccarsi a sua volta, ha ricontrattaccato, è rientrato, è riuscito a rientrare, facendo così ha riportato sotto un imbastito Rigoberto Uran. Sì, diversi corridori sono ancora un po' imballati, ma voglio dire, questo non vuol dire nulla, perché una volta che, come dice voi, si sgolfano, poi nelle montagne vanno. Eh sì, bisognerà vedere che non si svuotino però. Certo, perché sgolfarsi ma non svuotarsi, questo è il segreto. Eh sì. Giovanni Visconti che insegue Michel Nieve, sapendo che c'è una discesa dove lui sicuramente non teme, è una pianura, ma non è un Visconti brillante, forse vuole andare a prendere quantomeno i punti e qualcosa a portare a casa. Sì, ma Visconti punto, sai, ha una bella gamba perché è tirato, però in questo momento Giovanni sta mantenendo il suo passo su questa salita, ma non ha un passo che gli permette di andare su Nieve. Nieve è sempre stato continuo con la stessa pedalata, con la stessa frequenza di pedalata, e giustamente, come hai detto precedentemente, è una consolazione quella che vuole dare all'ammiraglia e alla sua squadra, perché soprattutto vuole cercare di vincere la tappa. Intanto Ejedal e Atapuma sono stati raggiunti da Jungels, più avanti mi sembra che ci sia Dupont, più avanti ancora c'è Pozzovivo con, nel riquadro lo vediamo, con il gruppo Nibali e Valverde. Ejedal sembrava in procinto di attaccare, ma poi le accelerazioni lo hanno messo in difficoltà, adesso è lì con Jungels, vedete, alle spalle con Atapuma. Intanto Michele Scarponi, altra tappa monumento di Michele. Sono rimasti in pochi davanti con Scarponi, Fulsang, poi c'è Valverde, c'è Maika, poi c'era anche via via tutti gli altri con Nibali. E qui vedete Michel Nieve prossimo allo scollinamento, poi per lui sarà solo discesa e gli ultimi 7 km pianeggianti, 7 di discesa e 7 di pianura circa. Mancano al basco del Team Sky, che ha un vantaggio di oltre 40 secondi su Giovanni Visconti, che è il primo inseguitore. Poi abbiamo ancora Dombrowski e Montaguti, che sono il secondo gruppo inseguitore, vedete, a 1,45. Nibali Valverde a 2,13. La maglia rosa 2,32. Non perde molto Jungels, il quale, essendo eccellente passista, potrebbe anche non esagerare adesso per provare poi a limitare il ritardo in discesa e nella pianura finale. Sì.
però la vedo difficile, perché comunque sia Nibali che Valverde, Valverde soprattutto, ma anche Amador, Amador credo che attaccherà in discesa e quindi darà un bel distacco alla maglia rosa. Ricordiamo che il corridore di Costa Rica ha uno svantaggio, cioè ha uno svantaggio, stamattina aveva uno svantaggio nei confronti della maglia rosa di 24 secondi, credo che ce l'abbia quasi già in salita, in discesa attaccherà come ha fatto anche precedentemente e di conseguenza credo che tutto sommato farà un tuffo in rosa, credo stasera, penso, perché è il maggiore indiziato al momento. E chiaramente al secondo posto salta e viene Valverde, a meno che Kreuzvik non faccia un'azione nel finale, perché ricordiamo che Kreuzvik è a pari tempo di Valverde in classifica generale, quindi sono di una, separati da centesimi di secondo, Valverde in terza posizione, Kreuzvik è in quarta posizione, quinto è Nibali che comunque ha sempre due secondi di svantaggio. Senti, io amo i friulani, c'era una quantità di fiaschi notevole, anziché pit stop hanno scritto vin stop con i fiaschi vicino, io impazzisco per questa gente meravigliosa di montagna che tante volte insomma abbiamo incontrato passando con le macchine. Nibali, Barter, Vincenzo Nibali di nuovo evidentemente ha visto qualcosa che lo ha stuzzicato, Vincenzo Nibali, Valverde si mette a ruota con Maika, Chavez, Kreuzvik insiste, Nibali, un attacco prolungato, Riccardo, quello di Vincenzo, un attacco prolungato però non ha provocato niente se non Valverde, Maika e Chavez. Vediamo dietro Kreuzvik con Fuglsang, ora si rialza Nibali, ha voluto dare una dimostrazione, ma credo che non sono queste le salite dove possa fare la differenza. Nibali, Uran si è ripreso. Uran si è ripreso, è un Nibali pimpante, un Valverde molto attento, diciamo che le componenti per divertirci da qui a Torino ci sono tuttissime e noi le vogliamo tutte. Michel Nieve ora va a prendersi i punti del GPM di seconda categoria, seconda categoria vuol dire che conquisterà 15 punti uniti ai 35, entra in classifica con due GPM già a 50 come Denif. Beh, ma la classifica, la classifica del Gran Premio della Montagna in una giornata la ribalta, domani se va via uno in fuga e piglia punti su tutti i Gran Premio della Montagna piglia la maglia facile, per dire, assolutamente. Beh, ma noi, è il fascino di questa lotta che all'inizio è riservata a un tipo di corridore, nel finale solo ai grandi protagonisti e grandi scalatori. Vincenzo Nibali con Alejandro Valverde, Fuglsang, Maika, Chavez, Pozzovivo, Uran, questo è il gruppetto della maglia rosa con Jungels, Ejedal, Atapuma e vedete Moreno Moser. Qui torniamo su Giovanni Visconti che adesso punta quantomeno alla seconda posizione, poi in discesa vedremo quanto e come riuscirà a recuperare. Visconti in procinto di prendere 8 punti, 52 ne aveva, va a 60, ricordiamo che Damiano Kuniga a 76 primo, con adesso a questo punto terzi Denifl e Nieve con i 50 punti a testa. Sai, siamo intorno ai 45-50 secondi, è dura andarla a prendere, credo che sia impossibile per recuperare Giovanni così tanto in discesa. Anche in discesa bisognerebbe andare a prendere dei rischi che non credo che poi Giovanni, siamo al limite del minuto, sono 57 secondi in questo momento e la vedo un po' difficile per Giovanni andare a cercare di rischiare per poi non essere proprio sicuro, certo, di vincere. Non lo so quanto è già andato per le terre oggi, quindi sai, c'è anche quello come aspetto. Intanto Fuglsang sta facendo l'andatura con Maika, e comunque Chavez, non danno Nibali respiro agli Astana, Riccardo, attacco di Nibali, subito Fuglsang a tirare. Guarda, qui è bello perché Amador non c'è più intanto, quindi Fuglsang, Maika, Chavez, Nibali, Kreuzvik, Valverde e Uran, e quindi questo è già un dato di fatto molto molto importante. Intanto vediamo transitare Montaguti e Dombrowski a 1:44. Quindi Visconti ha circa un minuto di vantaggio su questi due, sì, corridori che abbiamo visto. E questo però è il gruppo maglia rosa. Sono molto vicini questi. Zakarin si stacca e rientra. Sono 1:57 la testa di questo gruppo nei confronti di Nieve. E quindi in due minuti c'è tutta la corsa, compresa la classifica.
Può succedere ancora parecchie cose, compreso il proprietario della maglia Vediamo rosa, quanto, che non è scontato. Quanto ha perso Jungels, beh, un bel po'. Però non ho visto Amador, quindi bisognerebbe vedere se magari non bastavano le riprese per inquadrare anche lui passato dietro o meno, perché non lo vediamo da quando si è staccato dal gruppo Nibali. Però in discesa ora qualcosa si rimescola. Intanto Ryder esce dalla ruota della maglia rosa, ovviamente nessuno gli dà i cambi. Un po' troppo, a più di 47, quasi è al limite del minuto di distacco, cioè 50 secondi di distacco dal gruppo di Nibali e Valverde e Jungels. Bisognerebbe che facesse una discesa potente, di quelli da cercare di andare proprio e non frenare, però rischi troppo. Vedi com'è difficile questa discesa molto stretta, asfalto bellissimo, levigatissimo, però strada stretta con dei tornanti che rientrano e ci sono anche delle curve cieche, non credo quanto, però sai, c'è la maglia rosa addosso e di conseguenza poi c'è un tratto di pianura nel sette finale, di discesa e sette di pianura equamente distribuiti circa, quindi insomma la corsa potrebbe ancora svilupparsi in così breve lasso di tempo, perché ancora non è detta l'ultima parola. Saremo a vedere. Ora è un braccio di ferro per la vittoria di tappa fra Nieve e Giovanni Visconti, che è all'inseguimento, ricordiamolo, con una cinquantina di secondi, 47 secondi di stacco dal Gran Premio della Montagna. Vedremo poi in fondo alla discesa quanto avrà guadagnato o perso Giovanni Visconti. Vedi questi tornati, queste curve continue. Tanto c'è ancora Denifl alle spalle di Montaguti e Dombrowski, tant'è che Denifl è transitato quinto al Gran Premio della Montagna, prendosi anche qualche punticino. Quindi ci sono ancora ex componenti la fuga di giornata sparpagliati tra la testa della corsa, che è ovviamente Nieve, inseguito da Visconti, che ora se la gioca in discesa e poi probabilmente farà i conti in pianura per vedere quanto ha recuperato, ma Nieve non è scarso in discesa, tutt'altro. Meno di 10 km per Michel Nieve alla sua seconda vittoria al Giro d'Italia. Giovanni Visconti prova a impedirglielo, mentre dietro punture di spillo all'inizio, qualche scaramuccia dopo, ma attenzione, qui intanto si è rimasti in 5. Attenzione, perché Giovanni Visconti lì davanti vede una macchina dell'assistenza meccanica neutra, o ha perso un turno la macchina e quindi è lì in una posizione che non dovrebbe essere, perché forse si è fermata in quanto Visconti è lì vicino, però in una posizione che non è giusta. Eccolo Denifl in questo momento, è stato ripreso dal gruppo dopo aver preso i punti si è praticamente rialzato, è stato ripreso dal gruppo di Nibali. Infatti è Zakarin che chiude questo gruppetto e qui siamo a dritto Jungels, che sbaglia un po' questo tornentino, è chiaro, è normale, lui rischia il tutto e per tutto, perché avendoci la maglia rosa è chiaro che ti viene anche da rischiare, anche perché stiamo ancora cercando la posizione esatta di Amador, quindi lui deve difendere i 24 secondi fino a quando non ha la certezza, e Valverde con 1.07 potrebbe stare più tranquillo. Jungels, evidentemente Jungels non ha ancora trovato Amador. Beh, Amador credo che non sia distante da questo gruppetto, perché comunque lui è in discesa, va molto forte, quindi potrebbe anche rientrare, ma la corsa è ancora tutta aperta. Sai perché? Perché Giovanni Visconti in pianura, insomma, ricordiamo che lui a cronometro non è proprio male, in finale se ha le gambe potrebbe anche rientrare su Nieve, che è un pochino più debole in pianura nei confronti del siciliano, quindi è tutta aperta ancora la corsa. Dietro bisognerà vedere chi ha voglia di rischiare, ma non credo che ci sia la volontà e non vedo neanche un senso di andare a rischiare, cioè, non vale la pena per gli pochi secondi di classifica, perché sai, ci fosse in ballo la tappa allora potrei anche capire, ma però la tappa, insomma, ci sono già quattro uomini avanti, poi soprattutto c'è Nieve che ha quasi un minuto di vantaggio davvero. Vediamo un po', perché insomma 7 km di pianura Giovanni Visconti si arriva, vedi, però non è sicuro, non è proprio sicurissimo, ma questo potrebbe essere, sì, è Giovanni Visconti. All'inseguimento di Michel Nieve nel tratto di discesa, Michel Nieve tra poco giungerà al termine della discesa, gli ultimi 7 km 3 sono pianura, qui siamo su Ejedal che con Moser e Atapuma prova a tenere il ritmo di Jungels, ma credo che Jungels li abbia staccati, perché non vedo più la maglia rosa, evidentemente ha guadagnato terreno.
Sì, sai, qui ci vuole poco a guadagnare un paio di tornati, non lo vedi più, ma è normale che Junghez spenda il massimo di quello che può avere anche nell'incoscienza della gioventù, perché è chiaro, è maglia rosa e la vuole difendere, quindi farà una discesa a blocco. Posso dire che questa discesa, oltre che essere impegnativa, è bellissima. È bella, molto bella, perché è una strada molto liscia, levigata, asfalto perfetto, e comunque di conseguenza tutti quei tornanti, tutte quelle curve, bisogna avere molta molta abilità, ma soprattutto lucidità. Dopo tanti sforzi, dopo tante salite, bisogna anche stare bene. Intanto Uran si è ripreso da quella mezza scoppoletta che aveva avuto sulla salita finale. Qui mancano 6,6 km. E qui serve il tuo cronometro manuale, Riccardo, perché qui dobbiamo tenere sotto controllo la situazione, perché davvero potrebbe fare la differenza anche 2 o 3 secondi. Quindi Michael Nieve, una bellissima azione del basco del Team Sky, che ha staccato tutti nella Gran Premio della Montagna in prima categoria, poi passato anche a quello di seconda. E questo è Giovanni Visconti che prova in tutti i modi a riportarsi su Nieve, anche perché poi la sfida in volata vedrebbe favorito proprio il siciliano. È difficile, troppo margine a 6 km dalla conclusione, Nieve ha troppo margine di vantaggio, è difficile per Giovanni andare a prenderlo, anche se lui andrà forte, andrà a tutta per cercare di riprendere. Quella macchina lì potrebbe dargli una sorta, questo è Amador. Ci danno 52 secondi in questo momento era di formazione tra Nieve e Visconti, non è poco. Questo dovrebbe essere Amador che sta rientrando, infatti sì, anche in grafica. Eccolo qua, finalmente lo riusciamo a rivedere. Sta riprendendo in questo momento Ejedal. E qua Nieve, vediamo un po', perché comunque 6 km di pianura. Se c'è la gamba, Giovanni potrebbe anche. Sai, dovrebbe recuperare però 10 secondi a chilometro, non è poco. No, bisogna vedere. Perché se un minuto con 6 km siamo lì. Bisogna vedere se sono. Intanto ha ripreso Denifle Amador e si è rilanciato a cercare di recuperare terreno, lui in discesa va molto forte. Amador è in discesa, è uno dei migliori discesisti in circolazione. Sì. E ora si riporta sul gruppo Nibali Valverde, Andrea Amador, vedete che in questo momento sta arrivando. E fa parte di questi 10 corridori, diventa l'11° corridore di questo gruppo. Dodici con Denifle. E vediamo in questo momento Michael Nieve, scalatore basco del Team Sky, in questo momento meno di 5 km per lui, ha un successo che varrebbe sicuramente moltissimo per il Team Sky, un Team Sky che ovviamente ha perso Elia Viviani, un Viviani che ha fatto di tutto per rimanere in corsa, Michael Landa, lo sapete, il ritiro di Landa che era annunciato davvero come grande protagonista, il Team Sky ha dovuto un po' raccogliere i pezzi e leccarsi le ferite e ripartire. Ora Michael Nieve potrebbe dare nuova linfa alla squadra britannica, c'è un Giovanni Visconti brillantissimo che ha perso pochissimi metri nel momento sbagliato e questo gli rende molto difficile anche il progetto di andarsi a riportare su Nieve, che potrebbe provare a battere con buone chance in volata, ma Nieve non ha sbagliato nulla, onora questo corridore basco davvero, che trova una grande giornata. E ora a 5 km dall'arrivo si trova Giovanni Visconti. Un rapporto un pochino più agile quello di Nieve nei confronti di Giovanni Visconti, trovano vento contro nel finale i corridori, quindi una influenza ancora più dura rispetto a una tappa di 170 km, ma con 4 Gran Premi della Montagna tosti e qualche salita anche nel mezzo che non premiava con il punteggio del Gran Premio della Montagna, della classifica del Gran Premio della Montagna, e ovviamente si fa fatica nel finale. Qui arriva Junghez che riprende Scarponi e Dupont, dovrebbe essere, con Brambilla che dà una mano ancora se ce n'era bisogno. E ora ovviamente chiede collaborazione addirittura Valverde, perché collaborazione vuol dire che a loro serve per prendere la maglia rosa. Si sa che Valverde collabora o no se serve, non così per simpatia o antipatia. Intanto vedete gente a salutare. Dovrà essere Amador a tirare. Io fossi negli altri non tirerei neanche un metro, perché obbligherei Valverde a far tirare
Amador è, cioè, non vorrei tirare, ecco, starei a ruota, invece Fulsang tira. Evidentemente si vogliono eliminare definitivamente altri avversari o outsider, però vabbè, così, ma che paura ti fai, così Juventus. Aiuti la Movistar a prendere la maglia, insomma. Appunto, probabilmente forse è anche quello che vogliono gli Astana, perché può darsi anche che gli Astana vogliano far prendere la maglia a Movistar per vedere poi di attuare altri tipi di tattiche. Domani è una giornata dura, sarà. Domani è più dura di oggi, intanto avete visto Junges, ovviamente a Junges nessuno dà il cambio, la maglia rosa che prova a rimontare posizioni, naturalmente il suo vantaggio era di 24 secondi, intanto continua Nieve davvero a tutta a spingere verso quella che potrebbe essere la sua seconda vittoria al Giro d'Italia. Michael Nieve 51 secondi di vantaggio, ha mantenuto invariato praticamente il proprio vantaggio in attesa del riscontro cronometrico. No, ma non me lo fanno prendere empirico. Perché cambiano inquadratura. Mi cambiano inquadratura, è difficile prendere i tempi così, però fidiamoci di quello che ci dà la grafica. Ora nel tratto pianeggiante dovrebbe essere estremamente affidabile il GPS. Il Nurzakhanin che collabora adesso a questo gruppo dove la Movistar va a cacciare la maglia rosa cercando di staccare il più possibile Bobby Unges. Eccolo qui Bobby Unges che ora trova un compagno che Brambilla sì, che però non ce la fa andare più forte di Unges in questo tratto. Beh, quindi insomma è rientrato Brambilla grazie alle grandi doti di discesista, perché effettivamente Brambillino in discesa, ecco, si parlava appunto di Amador quale uno dei migliori discesisti di questo Giro d'Italia, ma anche Brambilla è un altro di quelli che scende e cala molto molto bene. Tanto Jungels qui, la classica. Beh, in pianura Jungels non ha bisogno di cambi, se vuole ottenere il massimo deve tirare. Sai, da solo. Io mi dispiace mettere sempre il dito nella piaga, però da direttore sportivo la fatica dell'altro giorno, quando ha sprecato ad Asolo delle energie, secondo me, così inutili. Ora Amador spinge ovviamente con Maika e Uran, ora a Nibali tocca tirare, ma perché? Tanti Nibali adesso chiama Fulsang che si va a mettere davanti allo squalo per provare a non fare prendere troppa aria a Vincenzo, naturalmente Fulsang che guarda Valverde, Valverde è attento come un gatto, comunque voglio dire i movimenti di Valverde sono fantastici, cioè le scelte, l'attenzione, il saper chi seguire. Sì sì, beh, l'ho detto, è là con la sua canna da pesca sulla barca, sulla sedia da combattimento, pronto a pescare lo squalo con l'amo quello grosso. Eh sì, con Amador intrecciato. Per ora ha preso dei tonni e basta, ma non è mica scontato che lo prendi lo squalo. No, il Blue Marlin non è facile da conquistare se non te lo meriti, anche perché Blue Marlin in questo caso squalo tonno, nello stretto. Tonno fra le altre cose, una carne prelibatissima, cioè voglio dire, per carità, mangia bene chi nulla mangia il tonno. Assolutamente. Intanto Giovanni Visconti prova, grande forza di volontà, ma vedete il guadagno è davvero minimo, 46 secondi a un chilometro, quindi Nieve praticamente si sta andando a prendere la sua seconda vittoria al giro. Può cominciare a settarsi la maglia, mettersi più bello Michael Nieve, una vittoria che comunque se l'è meritata, è strameritata, lui ha fatto lavorare tantissimo gli uomini della Lampre Merida in quel gruppone di 30 corridori. Ma poi era invisibile, Nieve, l'hai mai visto tu quando erano in 30? No, beh, lui ha fatto benissimo, ha fatto i suoi calcoli, lui da scalatore puro è venuto via e si va a meritare una vittoria di tappa strameritata da parte per il Basco, perché comunque ha saputo dosarsi e attaccare nel momento giusto e di conseguenza poi quando tu fai le cose fatte bene poi riescono sempre, non sempre le ciambelle riescono col buco, ma a volte Nieve, sì. A Nieve gli è venuta fuori proprio una bella ciambella col buco e naturalmente quelli che hanno perso l'occasione della tappa sicuramente domani non se la faranno sfuggire, credo. Intanto Michel Nieve non ha vinto molto, però ha vinto bene perché tappa al criterio del Delfinato, tappa al Giro d'Italia e tappa la Vuelta, la sua quarta vittoria e la seconda vittoria di tappa al Giro d'Italia dopo quella del 2011. Il 31enne basco Michel Nieve porta al Team Sky la vittoria di tappa, parziale consolazione di un inizio giro davvero negativo per la formazione britannica. Bravo Michel Nieve, bella tappa, perfetta, non ha sbagliato una mossa. È stato bravissimo Michel Nieve, prende l'applauso della
folla di Cividale del Friuli con, allargando le braccia in segno di vittoria. Peccato per Giovanni Visconti, che comunque ha fatto una bellissima tappa, ha combattuto per il Gran Premio della Montagna, è caduto anche in questa tappa, coglie un secondo posto, che comunque gli permette di non essere così affranto. Intanto Formolo e Denao vengono raggiunti dal gruppo trainato dalla locomotiva rosa di Bob Jungels. Qui è il gruppo dei migliori in classifica generale, occhio, qui conta molto invece. Vediamo chi arriva terzo, perché credo che c'è ancora un po' di... c'è la buono, la buono, quindi... i 4 secondi da buono. Giovanni Visconti ovviamente non nasconde la delusione, perché è andato davvero vicino alla vittoria di tappa. È andato forte Giovanni Visconti, certo. Però attenzione, perché Jungels ora ci fa divertire, perché Jungels non è così distante. Bisogna vedere chi prende la buono, perché è importante anche prendere la buono qua. Beh, 4 secondi su 24 sono credo una che percentuale Valverde, notevole. Credo che Valverde possa lanciare l'amo e vincere facile. E parte invece Valverde, che se lo vuole prendere, secondo me, la buono per sé. Sì, sì. A prescindere dalla maglia rosa, allora... Bello, perché c'è la volata con Vince Nibali. La volata è Vincenzo Nibali. Batte Valverde Vincenzo in volata, Nibali. Questo psicologicamente. E l'ha guardato. La sfida ha psicologica detto, fra i caro due. Pescatore, io sono lo squalo e non mi faccio chiappare da te. E vediamo adesso i secondi, perché Jungels sta divenendo Amadore ingenuamente, non si prende la buona. È già saltato, perché io ho già fatto partire niente, speravo, era molto romantico. Siamo già Jungels. A 30 secondi purtroppo per Jungels, che perde la maglia rosa, e la maglia rosa questa sera è di Amador. Parola di Andrei Amador. E qui non vado a cercare nelle classifiche, sono sicuro che nessuno del Costa Rica abbia mai indossato la maglia rosa nella storia. E credo proprio di no. E tanto vedete Bo Jungels, che comunque conclude con una prova di carattere, riuscire lo sbuffo di Michele Scarponi in onore di Riccardo Magrini nel tagliare il traguardo. Amador, ecco qua, Michel Nieve, vincitore di tappa. Amador è la nuova maglia rosa. Amador è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Si passano comunque, si saltano le posizioni in classifica generale. Sarà una nuova classifica generale alla vigilia di una tappa, un tappone che domani, se piove di quel che tuona, dicono a casa mia, ne vedremo. E domani si inizia prima, attenzione signori, perché la diretta inizierà alle 13 per l'importanza della tappa. Riccardo, posso dire una cosa? Secondo me, se c'è qualcuno, e c'è, che dice che è ancora un giro noioso o che Valverde non sia un campione, secondo me io consiglierei altri sport. Ma se sono contenti così, lasciali fare. Saluto Ashley e Juan Antonio, ciao. Niente, non ti sente mai. No, ma niente. Non sono di là, sono di qua. Grazie a Riccardo Magrini, te li Grazie. Saluto io. Ci vediamo su Facebook nel okay, dopotappa al bar. Ciao ragazzi. Nuova classifica generale, Andrei Amador nuovo leader, Bob Jungels a 26 secondi, alla fine un minuto di ritardo di Jungels da Amador. Vincenzo Nibali scavalca Valverde per il gioco degli abbuoni, quindi Valverde rosicchia secondi con i buchi nel finale, Nibali ridà, e questa è una bella sfida psicologica fra i due, perché Nibali oggi ha battuto Valverde in volata, quando un Valverde era praticamente sicuro dell'abbuono, e questo è un bel segnale per Nibali, che si riprende i 4 secondi di qualche giorno fa. È una storia che si concluderà solo a Torino, e vedete diversi cambiamenti classifica, Kreuzweig, Maika, Zakarin, Chavez e via gli altri.